Ciao a tutti, benvenuti alla settima guida d'ascolto per quanto riguarda le opere liriche italiane. Con questo video cambio del tutto il format con il quale vi racconto l'opera. Fatemi sapere se vi piace o non vi piace, commenti, critiche sono sempre molto ben accette se costruttive. Se sei un addetto all'opera lirica, se sei un musicista, se sei un melomane, se conosci molto bene il mondo della lirica, ti sconsiglio di guardare questo video perché ti dirò cose che molto probabilmente sai già tutte e dirai sta dicendo delle grandi ovvietà. Io parlo alle persone che vengono qui in ricerca di lume, di ispirazione, persone che non sono mai andate a teatro, parlo ai giovani che magari pensano che l'opera sia una gran noia da ascoltare, da sentire, anche solo sentirne parlare. Parlo a loro per farle capire che l'opera è un mondo straordinario e meraviglioso, che basta capirlo un pelino per far sì che diventi subito vivo e subito elettrico. Poi è chiaro, nel momento in cui una persona scopre che questa musica trasmette a lui delle emozioni, delle vibrazioni, allora è la musica che è giusto che ascolti. Nel caso contrario non c'è nessun problema a non ascoltare l'opera. In questo video parlo di Madama Butterfly, che è un'opera di Giacomo Puccini sul libretto di Lica e Giacosa. Vede la sua nascita nel 1903 e la prima rappresentazione avviene al Teatro alla Scala di Milano il 17 di febbraio del 1904. La trama è semplicissima, lui e lei. Lui è Benjamin Franklin Pinkerton, un ufficiale della Marina degli Stati Uniti d'America. Lei, Cho-Cho-San, una geisha giapponese. Lui e lei si sposano. Perché? Perché lui vuole un'avventura. È un avventuriero, è un marinaio, una in ogni porto, e quindi vuol provare anche questa avventura. Amore o grillo, dir non saprei, ci dice all'inizio dell'opera, ma lo dice molto ironicamente, lui sa che è un grillo tutta questa cosa. È un'avventura. Lei lo sposa per elevarsi di rango sociale, diventare una donna libera, e poi perché scopre di esserne davvero innamorata. Loro due si sposano e dalla loro unione nasce un bambino. Lui riparte per l'America e sta via 3 anni, più del tempo che aveva detto a Butterfly. Tutti le dicono, guarda che lui è andato via, non tornerà più, non pensare che lui voglia tornare o ti voglia ancora. Ti ha sposato per gioco, quindi non avere false speranze. Lei invece è caparbia, è ferma, lei è sicura che lui ritornerà. E con lo stupore di tutti, effettivamente lui ritorna. Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo sull'estremo confine del mare e la nave appare. Appare davvero, appare e lui ritorna. Lei gioisce. Dice a tutti: avevate torto, solo io lo conoscevo meglio di chiunque altro. Si vuole far bella, fa bella tutta la casa e lo aspetta tutta la notte e lui non arriva. Arriverà solo alle prime luci dell'alba, quando lei ormai stanca e sfinita dall'attesa è andata a riposare. Lui arriva non per amore, arriva per prendere il bambino nato dalla loro unione e portarlo in America con sua moglie americana per educarlo agli usi e costumi degli Stati Uniti. Scoperto questo, Butterfly ovviamente è distrutta dal dolore e si toglie la vita, ponendo così fine all'opera. E ora vi elenco le 5 cose da sapere, secondo me, su quest'opera. La prima è che la prima fu un grande fiasco. Vuoi per i detrattori di Puccini, vuoi per il clima di ostilità che si è creato intorno al compositore e alla prima rappresentazione, fatto sta che chi era tal pubblico non riuscì nemmeno ad ascoltarla la musica, perché talmente i boati, le grida dei detrattori coprivano sia gli orchestrali che i cantanti, quindi è stato davvero un fiasco.
La seconda cosa è che mai titolo fu più azzeccato in un'opera, Madama Butterfly si chiama l'opera, proprio come la protagonista. E voi mi direte, ma tantissime opere si chiamano come la protagonista, Tosca, La Traviata, La Fanciulla del West, La Sonnambula, tantissime si chiamano o come la protagonista o con un aggettivo a lei riferito. A mio parere Butterfly ha davvero il nome più giusto per un'opera, perché Madama Butterfly, l'opera, è Madama Butterfly la protagonista. La protagonista, il soprano che canta questo ruolo, è in scena praticamente sempre, da metà del primo atto all'incirca, da quando si sposa, fino alla fine. Quindi l'opera è lei, è la sua storia, è la sua vita, è il suo dramma. Alcuni personaggi ovviamente girano intorno alla protagonista, ma lei c'è sempre. La terza cosa da sapere è che il coro è usato pochissimo, forse è l'opera con meno coro in assoluto, viene usato solo in due scene, una durante il matrimonio dei due protagonisti e l'altra nel meraviglioso coro Bocca Chiusa, che è un interno, cioè sul palco non si vedono i cantanti, ma vengono fatti cantare da dietro le quinte, quindi sentiamo solo le loro voci in lontananza. La quarta cosa da sapere, secondo me, è che durante l'esecuzione dell'opera noi possiamo ascoltare l'inno nazionale americano. Nel 1903, però, questo non era l'inno ufficiale della nazione americana, ma era l'inno della Marina degli Stati Uniti. Solo nel 1931 il Congresso ha deciso di elevarlo al rango di inno nazionale. E la quinta cosa da sapere è che Puccini, per scrivere quest'opera, si è documentato tantissimo sulla musica orientale, sulla musica giapponese, chiedendo, informandosi, studiando, proprio per inserire tantissimi rimandi alla musica tradizionale giapponese dentro quest'opera, proprio per darle quel gusto stupendo e quel gusto che doveva necessariamente avere un'opera ambientata in Giappone. Ed ora vorrei presentarvi i 5 motivi per cui secondo me vale la pena andare a teatro a vedere Butterfly. Il primo motivo non è un vero e proprio motivo, ma è un consiglio. Se sei una persona che non è mai andata a teatro a vedere un'opera e sei arrivato qui per capire se Butterfly potrebbe essere la tua prima opera da andare a vedere in teatro, te la consiglio come prima opera. Se ami le trame semplici, sì, perché questa ha una trama estremamente lineare, quindi la seguiresti in modo molto, molto, molto semplice. Per quanto riguarda la musica, ci sono molte parti solo musica, quindi non cantate, ci sono tante, tante scene in cui c'è solo appunto l'azione scenica, la musica è molto articolata, quindi forse no, forse non te la consiglio come primissima opera, rischieresti di rimanerne un po' deluso, diresti se questa è l'opera non ne guardo più. Ecco, forse inizia con qualcosa di un po' più semplice, un po' più divertente, magari che dura un po' meno, ci sono opere anche che durano un'ora, un'ora e mezza, Butterfly siamo già sulle 3 ore, quindi forse non te la consiglio. Prova a guardare altri miei video in cui parlo di altre opere, magari potrebbero essere molto più appetibili per te. Il secondo motivo, secondo, primo, insomma, è che per andare ad ascoltarsi quel magnifico duetto che chiude il primo atto, Vien la sera, bimba dagli occhi pieni di malia, e lei risponde con una frase fantastica, chiede a Pinkerton una cosa sola, vogliatemi bene, un bene piccolino. Il terzo motivo è per andare ad ascoltarsi tutti gli altri meravigliosi brani, cioè Addio fiorito asil, la famosissima aria Un bel di vedremo, l'aria dell'attesa di lei e tutti gli altri stupendi brani che Puccini inserisce in quest'opera stupenda. Il quarto motivo, che merita un punto a sé in questa classifica, è per andare ad ascoltare il coro a bocca chiusa. Coro Bocca Chiusa è un esempio meraviglioso di come il coro può creare un'atmosfera fantastica con davvero due note,
ed è meraviglioso quando le luci pian piano si riaccendono, riappare il sole, riappare il giorno, ecco che sentiamo in lontananza le note del corvo che chiusa, che sono stupende. Il quinto motivo è perché è un'opera meravigliosa, è un'opera davvero meravigliosa. È un'opera, a mio parere, degli opposti. Da una parte c'è l'amore, da un'altra parte c'è l'infedeltà, da una parte c'è l'estremo oriente, il Giappone, e l'estremo occidente, gli Stati Uniti. C'è l'attesa e c'è la disattesa, c'è la speranza e c'è quel sentimento di un po' menefreghismo da parte di lui che contraddistingue appunto il suo personaggio. È un'opera stupenda, meravigliosa. E siamo arrivati alla conclusione di questo video, che spero vi sia piaciuto. Prima di salutarci, volevo consigliarvi, lasciandovi il link qui sotto, un ascolto qui su YouTube di quest'opera, e la mia scelta cade sulla versione cantata da Domingo, dalla grandissima Mirella Freni, sotto la direzione di Herbert von Karajan. È un film per la televisione, molti l'hanno criticato per i costumi, per le acconciature, per quel clima onirico che si respira intorno alla casa di Butterfly. A me sono cose che invece sono piaciute moltissimo, proprio perché il regista riesce ad estraniarci dalla realtà, dal mondo. Non si vede mai una città, un paese. Non si vedono mai, cioè anche l'opera stessa ha pochissimi personaggi, e quindi non si vede mai la civiltà, la città, il paese, la vita, ma è tutto isolato in un mondo quasi onirico, in un mondo che è proprio della protagonista. Anche lei psicologicamente si chiude in un mondo in cui la convinzione in cui il suo amato torna è la prima cosa che lei pensa e che lei ambisce, quindi è meraviglioso vedere questa nebbia, è suggestivo tantissimo questa nebbia che avvolge la loro casetta, quest'erba incolta intorno, delle erbacce, delle sterpali intorno alla loro casa, proprio per dare questo senso, è un po' inquietante da una parte, però dà tantissimo l'idea di abbandono, di isolamento che effettivamente Butterfly vive in questa opera meravigliosa. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero che mi lascerete un mi piace e vi iscriverete al mio canale, e alla prossima. Ciao!